42. Open. Adesso io scendo e ognuno per la sua strada. Fossi in te non lo farei. Guarda un po'. Dopo Veloce come il vento, com'è stato passare il volante al collega? C'è mai stato un momento in cui hai pensato, ma no, ma questa scena la potrei fare io, potrei guidare io, o no? No, in realtà no, è stato molto rassicurante passare quel volante, perché sicuramente Eugenio è un guidatore più bravo di me e per una volta non avere quell'ansia di dover andare a velocità massima, recitare, stare concentrato sulle battute, l'emotività, il rischio di morire, uccidere altre persone, per me è stato bellissimo, insomma, passare questa responsabilità a Eugenio, che se l'è cavata evidentemente molto bene, perché il primo giorno di set già faceva i test a coda, cosa che io in veloce come il vento, insomma, seconda settimana almeno test a coda, ecco. Portatissimo. No, per me è stato bello perché è sempre, tornando allo stesso discorso, ti fa pensare meno, ti fa, questo per recitare è molto utile avere cose fisiche che ti riempiano lo spazio, no? Tra una battuta e l'altra è molto utile, quindi per me è stato molto bello farlo, mi ha aiutato tanto. A proposito di oggetti che ti riempiono lo spazio fisico, il tuo personaggio a un certo punto, non sveliamo perché, si porta appresso un libro che è l'intera opera di Ernest Hemingway. Vorrei sapere, voi se doveste trovarvi in una situazione del genere, speriamo mai, che libri vi portereste? Cosa leggereste? Allora... cosa leggerei in una situazione, dici proprio una situazione così, del genere, così. Io non leggerei niente, la Bibbia forse, forse mi porterei il mio libro feticcio che è L'età della ragione di Sartre, c'ha tanti di questi spunti, ma solo perché insomma mi ricorderebbe le cose importanti, ma forse anche io non leggerei proprio. No, infatti non è una situazione no, in cui uno legge, solo in un film uno può leggere. Il film prende nome da una canzone, lei ha detto che voleva rappresentare questi personaggi quasi come in un'adolescenza imperitura, no? Smells Like Teen Spirit. Voglio sapere qual è la musica che la riporta immediatamente all'adolescenza e come si fa, evitando di rapinare banche, insomma, di mantenere questo spirito giovane, diciamo, se non adolescente, almeno giovane, insomma, pieno di vita. La musica che per me mi rimanda immediatamente alla giovinezza è la musica di Nirvana. E quel tipo di musica che quando la si vede adesso, se vedi i video musicali di Nirvana adesso, comunque percepisci che è passato del tempo, perché loro non sono minimamente plastificati, vedi che non erano gestiti da alcun tipo di management, ma erano spontaneamente loro, erano persone vere con i loro difetti, il loro fascino, ma erano loro. E quindi vedi una forza totalmente non addomesticata. E come si fa a rimanere con quel tipo di energia nonostante sia gli anni che passino? Come diceva Indiana Jones, il problema non sono gli anni, sono i chilometri. O soprattutto un mondo che comunque cerca te sempre di dirti: guarda, stai al tuo posto, aspetta di avere la tua occasione che ti daremo noi. Ecco, l'unica è andarsela a prendere le occasioni e quindi affrontare il mondo in maniera anche un po' spavalda, se vogliamo, o spericolata. Ma non avendo paura. A me capita spesso di vedere, che ne so, dei ragazzi che dicono: vorrei fare il cinema, vorrei che mi fosse data l'occasione. E questo è un atteggiamento che non è così bello, perché presuppone che qualcuno ha il potere di darti l'occasione. E invece lo vediamo in casi di cinema emergente, dove vedi la gente che l'occasione se l'è presa. Quindi andandosi a prendere le occasioni, andandosi a prendere la fortuna, o come dice la canzone dei Daft Punk, stando svegli tutta la notte fino a che non sei fortunato. Amo tutto quello che fai, amo il rumore dei tuoi gesti.